Allora, ciao Nina, possiamo dirlo, sarai la presentatrice degli MTV Hip Hop Awards. Come ti senti in veste di ambasciatrice della musica hip hop? Beh, sono davvero molto contenta, insomma, per me è veramente figo, scusa il francesismo, poter essere la madrina di una manifestazione è così importante, no? Poi è la prima volta che vengono proprio, è un award che riguarda solo la musica hip hop. Ovviamente io sono molto affezionata alla musica hip hop, partendo appunto dall'amore mio per la musica black e tutto quanto, e quindi insomma non vedo l'ora di divertirmi. Senti, hai anticipato la mia domanda, cosa pensi della musica hip hop e qual è il tuo legame appunto con la musica black e che cosa hai suonato anche di questo genere? Beh, io che negli anni 90 ero proprio un adolescente, insomma, nel pieno, insomma, tutta la mia adolescenza sono stati gli anni 90 e l'hip hop era molto importante in quegli anni. Poi vabbè, chiaramente si parte da Gil Scott Heron negli anni 70, che fu il primo a mettere delle parole su una musica funk, peraltro un campione, e da lì insomma Tupac, KRS-One, tutta la prima generazione di poppers, fino ad arrivare appunto a Eminem, in Italia uguale, no? Insomma, più o meno è andata sempre di pari passo. E io sono molto golosa di musica in generale, non mi piace ghettizzarla, poi io non so, nell'hip hop o magari in una canzone o anche in una base hip hop è bellissimo perché ritrovi delle cose anni 70, no? Magari la famosa una chitarra, un'armonica addirittura della Chess Record degli anni 50, e quindi è un genere, insomma, quando poi le liriche non sono stupide ma sono intelligenti, è veramente un genere che ti lascia lì. Nell'hip hop uno può vomitare tutto quello che pensa e credo che sia un tipo di musica molto liberatoria, a me piace molto. Senti, l'evento sarà all'Alcatraz questo mercoledì, c'è un cast lunghissimo e anche di prim'ordine, che cosa ci dobbiamo aspettare? Beh, ovviamente un po' di tutto, insomma, tantissima musica, tanti premi, tanti ospiti e poi sicuramente tante cose, tante sorprese, tante cose inaspettate anche per noi, nel senso che quando si parla di popper sono sempre molto coloriti, ecco, e quindi io non vedo l'ora, insomma, sono pazzerelli. Grazie mille, a presto. Grazie a voi, ciao.